Cambiano i campi, mutano le categorie, i nomi di giocatori, allenatori e sponsor, ma il fascino delle luci alla sera, capaci di accendere i sogni calcistici di chiunque, rimane immutato. Peperino Calcio, la rustica Bar Crystal, vecchie e nuove matricole da Circolo Sport City in Roma, benvenuti alla prima giornata della Serie A della Lega Calcio A8. Pomella e poi Campanella lascia lì colpevolmente il pallone da Faccini, messo a terra Faccini, a calcio di punizione. Fischia l'arbitro, attende Faccini, grande schermo di fronte alla porta, Faccini e il pallone infatti passa ed è il vantaggio immediato del Bar Crystal al nono minuto, segna il nuovo acquisto Alen Faccini, 0-1 a Sport City. Gian Donato la sua rincorsa, destro secco contro la barriera, arriva palla Fabio Simone, alto sulla traversa. Azione palla a terra, forse rischiando qualcosa il Bar Crystal, ma trova un sicuro appoggio in Pacifico. Poi la sponda di Di Mario e Faccini. Bene a destra, grande azione, tutta palla a terra del Bar Crystal che poi prende il palo in pieno con Pacifico che si inginocchia disperato. Per il portiere, Gian Donato lo salva, atteso proprio da Pomella che praticamente invece la salva. Affie va a terra però ed è calcio di rigore per il Peperino Calcio La Rustica. Parte Gian Donato. Destro di Gian Donato, va in rigore, è parato da Moser. Con Cutelli da Valerio Ciuffa, vecchia conoscenza della Serie A della Lega Calcio A8, il lungo lancio su Di Mario, lo stop splendido di Mario va a terra e il calcio di rigore stavolta è per il Bar Crystal. Vediamo il colore del cartellino che ha in mano il direttore di gara, è giallo naturalmente. Parte Di Mario. Di Mario spiazza il portiere del Peperino Calcio La Rustica, il Bar Crystal, dopo aver tremato sul rigore sbagliato da Gian Donato, trova lo 0-2 allo Sport City, la firma di Di Mario che torna così in Serie A. Ancora Di Mario con l'intervento energico di Perelli, due volte Perelli, toccando due volte però il pallone, è un gran bel duello questo tra i due. Caterini Sacco Cirulli all'esordio in Serie A, attesissimo tra l'altro. Afrie, scivola, Brannitti invece rimane bene sulle gambe e va in diagonale da Di Mario, dal fondo Di Mario, non sa sbagliare e non perdona, è 0-3 Bar Crystal, ancora Di Mario, che si presenta alle porte, Pomella, servito da Giovannetti, poi Simone, contro la traversa, un super mancino di Simone, si è ripreso dopo una botta tremenda mazza, gli chiediamo scusa, glielo dobbiamo, il calcio di rigore l'ha parato lui e non Moser dalla nostra postazione lontana, era difficile vedere il numero di maglia, chiediamo scusa a Mazza che per fortuna si è ristabilito, la palla viene sportivamente restituita al Peperino. L'1-2 con Simone che non si chiude, c'è sempre Mortaroli sulla via dei passaggi del Peperino Calcio La Rustica che poi sfida tutti e se ne va, sfiorando il palo, che giocatore Mortaroli! Buon diagonale da Flavio Campanella, il brevilineo trova un varco dentro l'area di rigore per Barani, ad un centimetro dal palo Barani. Pasquetto, in verticale trova il compagno, che calcia da Limoser, la lascia e con la porta vuota arriva il gol dell'1-3 del Peperino. Calcio La Rustica, il neo entrato Marco Lanatà fa 1-3. Correndo fin troppo velocemente per il tenore dello spettacolo a cui stiamo assistendo, che vorremmo non finisse mai, ve lo diciamo, da assuefatti di questo campionato, da persone che sono state lontane fin troppo tempo da questi campi. Pacifico per Di Mario, Di Mario in area di rigore, Di Mario, la buona parata del portiere del Peperino, poi Pacifico però lo pesca l'angolino da fuori, vicino a cadere il Peperino, poi cade per la quarta volta e Pacifico va a dedicare il gol in panchina. A far correre ancora un instancabile Alen Faccini, il doppio passo di Faccini che se ne va sul fondo, il suo tiro deviato finisce fuori. Faccini addirittura con spazio stavolta per spingere con la super velocità da Di Mario in area di rigore, Di Mario è solo e calcia contro il portiere fallendo l'1-5. La Natà che se ne stava a tutti gli effetti andando, punizione battuta velocemente da Fabrizio Giovannetti che calcia, Moser, mano sinistra aperta in corner. Oggi invece meglio Barani, ma forse anche per un diverso atteggiamento della squadra che comunque ha cambiato di poco il parziale, perché sono sempre tre le reti di un Bar Crystal che offende ancora andando a destra, è una grande azione che libera Faccini, giocano di prima, abbracciano tutto il terreno di gioco con un super contropiede, si applaudono da soli perché è 1-5 Bar Crystal. Giovannetti,
pesca dentro un compagno, si supera Moser su Barani. Triplice fischio del direttore di gara, il Bar Crystal sbanca Sport City all'esordio in Serie A in casa del Peperino Calcio La Rustica, con una prestazione siderale che sorprende tutti per qualità, temperamento e reattività. Appuntamento alla prossima, ma la Serie A è già cominciata così.